La sessione estiva del mercato si chiude con una bella impennata per la Virtus Lanciano. 4 sono i giocatori in entrata, 5 quelli in realtà annunciati, ma proprio in extremis la società ha deciso di non depositare il contratto del difensore croato classe 95, Riccardo Bagadur, che sarebbe giunto dalla Fiorentina. Sembra per problemi legati ad un infortunio. Gli arrivi sono quelli del difensore centrale Michele Rigione e dell'esterno Luca Di Matteo. I due sono in uscita dal Teramo, che ha da poco perso la Serie B, ed il loro arrivo era stato già preannunciato domenica sera dopo l'amichevole con l'Ascoli. Rigione era stato tesserato dal Teramo dopo 2 stagioni importanti a Catanzaro in Lega Pro. Di Matteo era in scadenza, ma dopo la promozione aveva rifirmato il contratto ai primi di luglio, ma hanno potuto risolvere l'accordo subito dopo la sentenza d'appello che ha fatto perdere la cadetteria al diavolo. Il pacchetto nutrito di under della Virtus Lanciano si è arricchito con l'arrivo dell'attaccante olandese classe 96 Ryan Hewat, proveniente dal Carpi con la formula del prestito con diritto di riscatto e contro riscatto. A pochi minuti dalla chiusura del mercato, il DS Leone ha poi piazzato un altro colpo importante, l'esperto attaccante Nicola Ferrari dal Modena. È mancata la ciliegina sulla torta, ovvero l'arrivo di un portiere. La Virtus ci ha provato con il cagliaritano Cragno, che però è rimasto sull'isola come vice di Storari. A vuoto anche i tentativi con il catanese Terracciano e l'ex vicentino Bremek. A questo punto sarà necessario concentrarsi sul mercato degli svincolati per un ruolo ora affidato ad Aredità e Casadei. A soddisfare il tecnico d'Aversa, a proposito, auguri per la nascita della terzogenita Sofia, anche le mancate partenze di 2 elementi ritenuti cardine dallo stesso allenatore, Fabrizio Paghera e Antonino Piccolo. Le richieste di Ternana e Cesena alla fine non hanno soddisfatto le pretese della società. Dopo gli innesti dei giorni scorsi dell'attaccante Marilungo e del giorno della difesa Pucino, la rosa frentana è completa, sempre al netto di un portiere, e l'obiettivo salvezza può essere centrato, sempre se una buona parte dei tanti giovani della rosa dovesse ripagare le attese della società. Domenica intanto la prima tappa di campionato al Piola di Vercelli contro la Pro.